un altro premio dell'informazione religiosa, la trasmissione a sua immagine, e abbiamo qui con noi quello che è stato fino a poco tempo fa il suo conduttore, che oggi è stato costretto a lasciare la conduzione, Andrea Sarubi, perché è eletto al Parlamento italiano e che quindi dalla TV di servizio al servizio in politica. Andrea, tra l'altro, diceva: ma io ho condotto a sua immagine fino a poco tempo fa, non so se ho diritto a venire a prendere il premio per questa trasmissione. Ancora una volta Andrea ha dimostrato la sua semplicità, la sua sensibilità anche nei confronti della trasmissione, che l'ha visto per tanto tempo alla conduzione, proveniente anche lui dal Vaticano, perché Radio Vaticana mi sembra sia stato uno dei primi tuoi impegni lavorativi professionali. E come è stata l'esperienza a sua immagine? No, la premessa è vera, io non volevo venire stasera a ritirare il premio perché mi sembrava di fare un torto alla persona che sta conducendo la trasmissione adesso. Insomma, io sono andato via quando è stata annunciata la mia candidatura, quindi già il fatto che un conduttore della RAI entri in politica poteva essere imbarazzante, tanto più se entra il conduttore di una trasmissione che ha temi religiosi, quindi in qualche modo legata alla Chiesa, quindi io avrei messo in imbarazzo certamente la Chiesa, per cui ho dovuto chiaramente lasciare la trasmissione. Allora, avendola lasciata a fine febbraio, adesso è già un po', insomma, quindi mi sono detto: ma è il caso che vada veramente io a ritirarla oppure no? E hanno insistito, allora ho detto: va bene, allora verrò, ma è soprattutto un anche premio, perché il premio è stato annunciato a ottobre, sì, quando hai ancora la conduzione. È vero, comunque, vabbè, diciamo, è un premio che va alla trasmissione. Io penso che è vero quello che diceva Francesco Giorgino, cioè noi stiamo davanti alla telecamera, ci sono tante persone dietro, e il TG1 rimane, Giorgino passa, a sua immagine rimane, Andrea Sarubi passa, no? Quindi in questo senso secondo me è sempre un servizio quello che noi facciamo. Ed è vero, secondo me, questo dovrebbero capirlo anche i miei colleghi parlamentari, soprattutto i leader politici, anche per le istituzioni, cioè il Parlamento rimane lì e poi i vari Berlusconi, Fini, Veltroni, D'Alema passeranno anche loro, no? E la cosa che mi dà più responsabilità è pensare che io adesso tutte le mattine vado nel posto in cui c'erano La Pira, De Gasperi, penso alla Pira in particolare, perché insomma è una persona che sta per diventare santo, è un beato La Pira, quindi vuol dire che è una persona che nella sua vita ha fatto anche cose sante, no? Anche cose belle e importanti. Allora, quello che mi ha spinto dalla TV alla politica è stato il dire: vabbè, finora è come se avessi filmato la parabola del buon samaritano. A proposito, mi candido con Giuseppe De Carli a leggere io il buon samaritano, perché è una cosa che mi piace particolarmente. È come se l'avessi sempre raccontata agli altri, però ero sempre quello che la raccontava e non la viveva mai in prima persona. Allora ho detto: è arrivato il momento in cui io cerco di fare qualcosa di più per gli altri, per tentare di aiutarli. Poi arrivi in Parlamento e ti accorgi che spesso gli ideali li lasci al guardaroba insieme alla borsa. Insomma, non è così facile aiutare le persone e non è così immediato. Un po' invidio il sindaco, perché il sindaco, quando vede una buca e la ripara, il giorno dopo ci passa e dice: oh, questa l'ho riparata io ieri. Quando apro un asilo nido, dice: oh, questo l'ho aperto. No? Ecco, e invece un parlamentare il frutto del suo risultato forse non lo vedrà mai, tanto più se come me di opposizione, quindi. Don Antonio risale sul palco per consegnare il premio a Andrea Sarubi. Doveva essere qui con noi anche padre Raniero Cantalamessa, che però ieri è stato colpito da una grave malattia all'occhio e che quindi non l'ha permesso di essere qui con noi, come ci può anche testimoniare Giuseppe De Carli, e che comunque sicuramente padre Raniero Cantalamessa verrà a Villa Basilica presto. Allora, consegna. Volevi dire qualcosa? No, dico, si dice sempre che la politica sia al servizio della Chiesa, stavolta è la Chiesa che è al servizio della politica. Politica.